La piadineria, la sociale, chiede aiuto su Idea Ginger. La realtà è nata da pochi mesi all'interno del chiostro dell'edificio Marri per aiutare i ragazzi con difficoltà socio-relazionali ad entrare nel mondo del lavoro, ha infatti lanciato una campagna di crowdfunding sull'ormai noto portale web grazie al sostegno del Comitato Giovani Soci della BCC. Obiettivo? Raggiungere poco più di 6.200 euro entro il 18 febbraio per l'acquisto di un impianto di riscaldamento e raffreddamento, aumentando l'attività della piadineria e così aumentando il numero di ragazzi aiutati. Un traguardo che potrà essere raggiunto anche con una somma inferiore. In caso infatti la raccolta fondi raggiunga almeno l'80% dell'ammontare previsto, il gruppo dei giovani soci del credito cooperativo si è già impegnato a versare un contributo necessario a raggiungere l'obiettivo finale. La Sociale è un'associazione di promozione sociale che è nata per creare un luogo di convivialità e di crescita per i ragazzi, in particolare per quei ragazzi che magari sono a rischio di marginalità sociale e quindi hanno bisogno di un luogo accogliente per potersi inserire all'interno del mondo del lavoro e fare un'esperienza lavorativa concreta. Che cosa fanno esattamente i ragazzi? A livello pratico fanno la piadina, i crescioni, tutto quello che è anche la parte, come dire, di cura degli spazi, quindi della cucina, lavorazione, preparazione delle piadine, acquisto dei materiali, e vendita al pubblico durante gli orari di apertura. E i miei compiti sono offrire da mangiare alla gente, servire, fare le patatine fritte, farci le piadine e dare anche da bere alla gente. Per voi ragazzi, com'è stato appunto l'impatto con questa realtà lavorativa? Per me è un'esperienza molto bella perché all'inizio sapevo fare poche cose, adesso sto imparando tante cose che potranno essermi utili nella mia esperienza lavorativa più avanti. Adesso abbiamo bisogno di un aiuto per poter acquistare un impianto di riscaldamento che ci permetta di accogliere più persone, quindi più clienti, all'interno delle sale interne dell'edificio Marri in cui ci troviamo. Perché per noi avere più clientela vuol dire avere anche maggiori possibilità di portare avanti questa iniziativa e soprattutto di poter poi anche in futuro magari aumentare il numero di ragazzi che riusciamo ad inserire. Come gruppo Giovani Soci, il nostro scopo è quello di dare una mano ai territori su cui la BCC è presente, quindi Forlì, Lugo, Faenza, Imola e Ravenna, e, rispecchiando quelli che sono i valori e le scelte etiche della BCC. Questo ci sembrava assolutamente un progetto da sostenere e portare avanti perché si tratta di ragazzi che si impegnano nel volontariato e cercano veramente di creare qualcosa di sociale per la città e rispecchiava in pieno ciò che ci siamo presi come obiettivo. Come funziona la donazione su Idea Ginger? Idea Ginger appunto è questo gruppo di ragazzi con cui la nostra BCC collabora ormai da 2-3 anni, ragazzi molto bravi anche perché riescono a far emergere realtà come queste, quindi realtà del territorio. Ciò si sposa bene con quello che sono i valori della BCC. Si tratta appunto di una campagna di crowdfunding che funziona attraverso un sito internet in cui le persone possono donare quello che credono e l'ente, l'associazione a cui uno dona i soldi si impegna poi a dare un piccolo contributo, un piccolo regalo di riconoscenza per questo aiuto che ricevono. È un metodo, secondo me, educativo e bello di fare beneficenza, perché fondamentalmente il messaggio è che con il poco che tutti possiamo dare si possono fare cose grandi. E niente, è molto smart, è molto semplice, attraverso il sito internet si può pagare con tutti i mezzi tecnologici odierni ed è secondo me molto odierno e al passo coi tempi di oggi.